Siamo a Paullo, in provincia di Milano, una manifestazione di cittadini per chiedere il ripristino di un servizio che è stato cancellato la domenica. Siamo partiti dalla fermata del Pullman, dove fino a giugno del 2017 fermavano gli autobus alla domenica. Da troppi mesi oramai è stato cancellato questo servizio e i cittadini di Paullo, che la domenica per svago, lavoro, per ogni problema, vogliono recarsi a Milano con i servizi pubblici, devono fare un bel chilometro a piedi e recarsi in una fermata che vedremo successivamente, molto pericolosa, e perché si attraverserà la Paulese senza nessuna possibilità di farlo in sicurezza. Da diversi mesi è stato fondato un comitato di pendolari a Paullo per chiedere due cose fondamentali: rimettere gli autobus alla domenica in paese e, fino a quando ciò non accade, abbassare il costo dell'abbonamento di un settimo, perché il gestore in questo momento non sta dando il servizio per il quale l'abbonamento viene acquistato da parte dei cittadini. Quanto è importante questo servizio, appunto, per chi come lei non ha un mezzo di trasporto autonomo? Io prendo tutta la domenica per andare in chiesa cristiana evangelica, il pullman delle 9 in via Milano lo prendo tutta la domenica. Adesso non ce l'ho il pullman, devo prendere, ho contrattato un taxista che pago 20 euro tutta la domenica che mi porta in chiesa, perché per me è importantissimo. Però lei l'abbonamento lo paga per tutto il mese, domenica inclusa, giusto? Sì, io ce l'ho un abbonamento annuale che pago 720 euro all'anno perché lavoro a Milano, Aria Grande ce l'ho. Che problemi ha creato a te la mancanza di questo servizio il fine settimana? Beh, la difficoltà di trovare lavoro, perché non ho la macchina e alcuni lavori ho dovuto rinunciare perché la domenica, per dire, non ci sono i mezzi. E adesso ho portato un nuovo curriculum a Milano e spero che, se mi chiamino, di trovare un'alternativa per poter andare a lavorare. Da dove nasce questo problema? Qual è l'origine di questa mancanza di servizio proprio la domenica? C'è un noto scaricabarile fra le varie strutture dello Stato sul fatto che ci sono i tagli e non vengono dati e non vengono controdati. Noi chiediamo fondamentalmente che i servizi debbano essere pubblici e debbano essere servizi dello Stato. Non si può fare profitti sui servizi pubblici che devono essere utilizzati dai cittadini quotidianamente per andare a lavorare. C'è da notare una cosa, che l'azienda che ha voluto bloccare il servizio la domenica qua a Paullo e non lo fa passare più in città ma a un paio di chilometri da qui, è un'azienda privata, ha subito la liberalizzazione dei servizi gestiti dalla provincia di qualche tempo fa. Non passa più il bus alla fermata in Paullo e dovete fare tutta questa strada per arrivare alla nuova fermata. Esatto. Peraltro, perché è più anziano, non è agevole fare tutta questa strada di giorno. Esatto, per gli anziani, per i bambini, soprattutto quando siamo in questi mesi così freddi, e anche per i disabili, per cui bisognerebbe pensare un po' di più ai cittadini e dare quei servizi che spettano di diritto. Ci sono persone che devono andare a lavorare, ci sono persone che devono andare negli ospedali a trovare i parenti. Qualsiasi il diritto alla mobilità deve essere inteso 365 giorni l'anno. Ora i cittadini qua rivogliono quel servizio. Io penso, la CUB pensa, che il servizio, per essere gestito non a profitto ma secondo un criterio appunto di diritto, deve assolutamente essere pubblico. Tanti! State pure aperti senza buttarsi. No, al semaforo. Siamo col sindaco di Paullo, Lorenzini, alla fermata sulla statale che dovrebbero raggiungere i cittadini di Paullo, perché il pullman non passa più a Paullo la domenica. Sì, il pullman non passa più non solo da Paullo, ma in tutti i centri abitati che fanno il percorso che da Crema arriva fino a San Donato. Questo è un fenomeno che ormai si ripete da tanti mesi. E quella di oggi è una manifestazione molto importante, perché abbiamo semplicemente mimato quello che fanno i cittadini ogni domenica, cioè spostarsi dai paesi, in questo caso da Paullo, e percorrere a piedi una strada che è anche poi difficile da percorrere in sicurezza nel momento in cui si arriva qui ai bordi di questa strada, e arrivare a prendere il pullman in queste situazioni. Ovviamente siamo in tanti e grazie alle forze dell'ordine di Paullo possiamo permetterci di camminare così.
ma immaginate in una situazione normale un uomo solo, un anziano, un ragazzo, uno studente, la pioggia, la nebbia, che sta andando a prendere l'autobus perché c'è solo questa la domenica e deve affrontare questo con le auto che sfrecciano. Quanto è importante la partecipazione della gente oggi in un paese in cui molti si lamentano di tante cose che non vanno, ma poi alla fine si limitano a fare mi piace o non mi piace su Facebook? Noi come sindaci siamo rappresentanti di tutti i cittadini, ma da soli non abbiamo la stessa forza se non abbiamo dietro dei cittadini che manifestano insieme a noi, che non alzano la voce insieme a noi. È fondamentale che la protesta, la manifestazione dei cittadini sia fisica, sia come quella di oggi e non sia davvero, come diceva lei, un like su Facebook che sì, fa sembrare tutti responsabili ma poi lascia il tempo che trova. Non bisogna aspettarsi che si muovano gli altri per poter risolvere i problemi, bisogna assolutamente alzarsi e muoversi e cercare di risolvere i problemi, dimostrare ai potenti che noi ci siamo. Sì, esultiamo. Ricordiamo anche ai cittadini sul bus e a chi sta lavorando oggi che questa manifestazione è una dichiarazione in cui si fa vedere quella che è la vita normale per i concittadini. Preghiamo i lavoratori di Guidovie del servizio controllo di relazionare anche alla loro azienda quello che stiamo facendo. Siamo qua apposta per relazionare e per sicurezza soprattutto. E per sicurezza. Pensi che tutte le domeniche accade questo problema? Infatti sono mandato qua tutte le domeniche. Bene. Aspettano le cuffie. Guarda, si, per la maglia.